Salve, in questo video vi parlerò molto discorsivamente dello scandalo della Banca Romana, uno scandalo che avvenne alla fine dell'Ottocento in Italia, che ebbe molta eco nell'opinione pubblica del tempo, portò tra l'altro anche alla dimissione di un presidente del Consiglio come Giolitti e portò, cosa che interessa il discorso sul signoraggio delle banche centrali, eccetera, alla formazione della Banca d'Italia come unico ente pubblico autorizzato all'emissione di moneta, però Banca d'Italia formata con capitali privati. Andiamo con ordine. Nel 1860 ci fu la spedizione dei Mille e l'Unità d'Italia, come ben sappiamo. Questa unità riguardava tutta la penisola tranne il Lazio, che rimaneva allo Stato Pontificio. Abbiamo già detto in un altro video che ogni stato preunitario aveva un debito pubblico, tutti i debiti furono riuniti nel grande libro del debito pubblico. Gli stati preunitari avevano anche un'emissione monetaria, quindi furono unite anche tutte le emissioni monetarie. Però, per questioni anche logistiche, di opportunità, ogni vecchia banca emittente continuò ad emettere moneta. Queste banche erano cinque: la Banca Nazionale di Torino, che era la precedente banca del Regno Sabaudo, due banche toscane, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia. Queste erano le cinque banche autorizzate ad emettere denaro dopo il 1860. Nel 1865 la capitale si spostò a Firenze. Ma subito dopo, 5 anni dopo, nel 1870, sappiamo che ci fu la breccia di Porta Pia, quindi anche il Regno Pontificio fu conquistato dal Regno d'Italia e entrò a far parte del numero delle banche private che potevano emettere moneta anche la vecchia banca pontificia che divenne la Banca Romana, questa qui. Fu anche spostata la capitale a Roma. Lo spostamento della capitale a Roma portò una serie di investimenti immobiliari molto molto forti. Questi investimenti immobiliari venivano finanziati dalle banche private, quindi molte banche italiane, inclusa la stessa Banca Romana, ovviamente, essendo a Roma. Tuttavia questi investimenti non andarono molto a buon fine, tanto che molte banche molto esposte con questi costruttori fallirono. La Banca Romana era una di queste banche molto esposte, ma per non fallire, siccome aveva la stampa della moneta a disposizione, fece quello che tutti noi abbiamo pensato una volta nella vita, cioè se abbiamo la stampa della moneta, stampiamo la moneta. E si misero a stampare moneta. Nonostante, ricordiamo, siamo nel 1888-90 circa, non c'erano i computer, si facevano tutti i conti a mano con i libri mastri, eccetera. Nonostante questo, in economia, anche con carta e penna e calamaio, si possono trovare gli inghippi, si possono scoprire gli altarini. Infatti, dopo diverse ispezioni, scoprirono la frode della Banca Romana, che, autorizzata ad emettere 60 milioni di lire, ne emise fino a 112 milioni, quasi doppio. Per non farsi scoprire, addirittura stampavano su due linee tipografiche lo stesso numero di serie, la stessa serie, producendo sostanzialmente banconote false. Questo fatto portò uno scandalo che ebbe molta eco nell'opinione pubblica. Si dimise, abbiamo detto, il presidente del Consiglio Giolitti, che poté tornare a fare il presidente del Consiglio dopo 10 anni. E a quel punto, come ogni volta che succede qualche disastro economico, politico, eccetera, cosa ha fatto il Regno d'Italia? Si è messo
pensare come poteva evitare il ripetersi di un fatto del genere. E come lo risolse? Unendo tra di loro le banche che emettevano moneta in una sola banca, che divenne la Banca d'Italia. Quindi la Banca d'Italia fu fondata nel 1893 unendo Banca Nazionale di Torino, le due banche toscane e la Banca Romana che poi venne liquidata, che ormai era in fallimento. E divenne l'unico istituto insieme a Banco di Napoli e di Sicilia per questioni logistiche a poter emettere moneta. In verità poi Banco di Napoli e Banco di Sicilia di moneta ne emettevano ben poca, ne veniva utilizzata poca. Tanto che poi nel 1926 fu di nuovo riformata la Banca d'Italia, fu eliminata la possibilità per queste due banche di emettere moneta e la Banca d'Italia rimase l'unico istituto con il diritto di emissione monetaria. Poi ci fu un'altra riforma nel 1936 per far entrare nella Banca d'Italia capitali anche di altri soggetti, soprattutto delle casse di risparmio che avevano grossi capitali. Quindi la Banca d'Italia era un istituto pubblico che emetteva moneta dietro l'autorizzazione del Regno d'Italia, ma con capitali privati. Come si è spiegato in un video, questi detentori di questi capitali privati comunque non hanno adesso nessuna voce in capitolo sulla politica monetaria della banca. Ma ce l'avevano allora? Beh, noi se andiamo a vedere la storia non ce l'avevano neanche allora. Nel 1936, abbiamo detto, entrarono a far parte di questo capitale anche le casse di risparmio. Il presidente delle casse di risparmio, colui quindi che le rappresentava tutte collettivamente, iniziò a pretendere voce in capitolo nella politica monetaria della Banca d'Italia. A rispondergli, per bocca di un funzionario, fu direttamente Benito Mussolini, 36, siamo in pieno fascismo, quasi seconda guerra mondiale, che, come si dice a Roma, lo rimbalzò dicendogli sostanzialmente: tu non puoi avere nessuna voce in capitolo sulle funzioni principali della Banca d'Italia. Questo per dire che anche in pieno fascismo, in un regime totalitario, comunque sia, si riconosceva per quanto riguarda l'economia la funzione fondamentale dell'indipendenza della Banca d'Italia rispetto agli altri poteri, pure se fascisti. Quindi, poi ci furono altre riforme, fu abbandonata la parità aurea dopo la seconda guerra mondiale, dato che i tedeschi ci avevano rubato tutto l'oro, quindi non c'era più oro per emettere moneta. Fu anche abbandonata per l'Italia, eccetera, ma e poi ci furono altre riforme, ovviamente. Ma questo, diciamo, questa storia mi permette di capire perché la Banca d'Italia tutt'oggi è formata da capitali privati, i quali però non hanno voce in capitolo nelle decisioni fondamentali della stessa Banca d'Italia. Grazie.